Allora, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, ma è un ritardo dettato da impegni di giunta abbastanza importanti, quindi non erano derogabili. Allora, innanzitutto io vorrei partire dai ringraziamenti, perché in questo anno complicato, difficile, reso anche particolarmente complesso, direi, dalla pandemia e dalla recrudescenza della pandemia, sono stato fortunato ad avere vicino le forze politiche, tutta la maggioranza e tutti i componenti di giunta che mi hanno sempre sostenuto e hanno sostenuto lealmente e con molta maturità e senso di responsabilità l'azione del governo regionale. Quindi io veramente mi sento di iniziare questa conferenza stampa del primo anno della nostra giunta con un ringraziamento sentito e forte a tutti. Non è scontato che in politica e soprattutto nella politica amministrativa ci sia questo senso di responsabilità, di comune appartenenza a un obiettivo che è un obiettivo di esprimere appunto capacità di governo e anche unitarietà di intenti. È stato un anno, come dicevo, complesso, complicato. Adesso nelle interviste pre-conferenza stampa ho diviso in questo anno, nei primi 7 mesi, fortemente condizionati dalla pandemia, e nei secondi 5 mesi che invece sono stati un po' riassorbiti dalle esigenze di socialità che erano state inibite nei primi 7 mesi. Sono stati 12 mesi molto intensi, dove insieme alla gestione sanitaria e sociale della pandemia abbiamo anche cercato di mettere le basi, i presupposti per costruire quella visione di nuova regione che avevamo raccontato nella campagna elettorale scorsa. Sono stati 12 mesi dove abbiamo cercato, nonostante tutto, di coinvolgere i territori, nonostante per i primi 7 mesi lo si potesse fare solo ed esclusivamente con un sistema digitale, quindi per via in maniera digitale. Appena è stato possibile abbiamo cercato di rimettere subito in moto la socialità istituzionale. Mi ricordo che per la ricostruzione abbiamo fatto la prima riunione in presenza, credo che si trattasse di marzo-aprile, a Fermo, se non erro, al teatro, che ci guardavano come fossimo degli alieni a convocare una riunione in presenza, ma era importante in quel momento guardare avanti. Quindi ringrazio anche tutti coloro, associazioni di categoria, ordini professionali, imprenditori, ma anche sindaci e altri tipi di associazioni di volontariato che con noi, la Camera di Commercio, che con noi hanno condiviso questo anno di governo della nostra regione. Oggi raccontiamo una campagna vaccinale che credo che debba essere uno dei punti di orgoglio della nostra regione, che in prima dose praticamente nella giornata di oggi toccherà l'84% delle persone aventi diritto che avranno inoculato la prima somministrazione. E credo che sia, insieme agli screening fatti nel mese di dicembre dell'anno scorso, insieme a tutte le altre azioni messe in campo nella lotta alla pandemia, un'azione importante e forte fatta dalla nostra amministrazione nazionale e da tutti gli operatori del sistema sanitario regionale, che tendo a ringraziare anche per il contributo che hanno conferito. Tante sono state le iniziative nella gestione della pandemia, il potenziamento dell'USCA, che è passato, insomma, è stato un elemento essenziale, soprattutto nelle fasi dove la pandemia era accettabile, l'USCA ha avuto un ruolo fondamentale. Le terapie intensive, oggi abbiamo 237 terapie intensive nella nostra regione che ci consentono anche, grazie
alle normative di tenere un posizionamento sempre in una zona di classificazione bianca, di fatto. Ricordiamoci, i due dati che oggi sono tenuti in considerazione sono le ospedalizzazioni e in particolare le ospedalizzazioni delle terapie intensive e nei reparti di medicina. Il fatto di avere raggiunto un numero di terapie intensive così elevato ci consente, a disposizione del nostro sistema sanitario, ci consente di mantenere diciamo, distante il pericolo di tornare in una classificazione che può limitare la libertà dei nostri imprenditori, dei territori, dei cittadini e della popolazione marchigiana. Parlavo prima del protocollo per le cure domiciliari, l'installazione del numero unico regionale a cui rivolgersi in caso di necessità perché si era positivi, e poi c'è sicuramente lo screening di massa, che ricordo che l'anno scorso ha coinvolto veramente centinaia e migliaia di marchigiani che si sono sottoposti volontariamente e gratuitamente a questo tipo di azione. Ringraziamento anche per il supporto che ha dato la Protezione Civile Regionale per l'organizzazione della campagna vaccinale. La Protezione Civile ha dato per l'organizzazione della campagna vaccinale, sia anche dal punto di vista logistico. Vi ricordo, e lo dico con molto orgoglio, che abbiamo creato per primi in Italia la ventilazione meccanica nelle scuole, che porta le nostre scuole, con un investimento anche ingente, che mette in sicurezza un numero importante di aule, e voglio dire che continueremo su questa iniziativa, perché la sicurezza non è solo quella della pandemia, ma la qualità dell'aria respirata dai nostri giovani nelle scuole è un elemento importante oggi per affrontare la pandemia, ma domani anche per garantire degli ambienti salubri e che possano essere il più accoglienti possibili. Così sull'istruzione, 3 milioni per l'acquisto di sanificatori e contributo alle famiglie per l'acquisto della strumentazione tecnologica per la didattica in DAD. Il potenziamento del trasporto pubblico locale, non dico tutti i numeri, ma sono stati numeri importanti, che fin dal mese dell'autunno e dai primi dell'anno di quest'anno è stata un'azione che ci ha riguardato e abbiamo messo al centro dell'azione, perché non ci scordiamo che la pandemia, uno dei maggiori fattori per proprio far crescere la pandemia erano considerati il trasporto pubblico locale. E poi, andando avanti abbastanza velocemente, poi vi consegneremo a ognuno di voi il riassunto di questo anno. C'è qualcosa di importante che è avvenuto nel settore del turismo, ma non solo nel settore del turismo. Mentre la pandemia segnava fortissimo la sua presenza nella nostra regione, abbiamo pensato alla stagione turistica, alla scelta di un testimonial che è diventato un partner per restituire consapevolezza al nostro territorio e un partner per promuovere le marche fuori dalla regione, anche fuori dalle logiche regionali. Diciamo che sul turismo noi crediamo tantissimo, ci sono alcune proposte di legge che arriveranno in discussione nelle prossime settimane in aula, la costituzione dell'ATIM, che è turismo e internazionalizzazione, la legge sui borghi. Abbiamo presentato al Ministero un progetto per i borghi, anche per garantire così speriamo nel PNRR, una sostanziale destinazione dei fondi che ci aiutino a rilanciare i nostri territori interni e le nostre aree dei centri storici. Non posso non ricordare Marche Storie, che è stato in linea con questa visione del nostro territorio, un'importantissima manifestazione culturale che si è tenuta quest'estate, nel mese di settembre, che ha riguardato 54 borghi marchigiani, 56 borghi marchigiani, volti a recuperare le nostre tradizioni, la nostra identità, a valorizzare i nostri territori. E quindi un'azione importante, dicevo, sul turismo, che anche sulla destagionalizzazione, con la presentazione di bandi per la destagionalizzazione.
Ripeto, non cito tutte le iniziative fatte perché rischieremmo di stare qui per qualche ora. C'è un protocollo d'intesa porto, aeroporto, interporto e le città che riguardano il porto, l'aeroporto e l'interporto, quindi Iesi, Falconara, Ancona e Regione. Questo protocollo d'intesa è in attesa della nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale, perché riteniamo che un documento così vada condiviso con l'infrastruttura più importante della nostra regione, con chi governerà l'infrastruttura più importante della nostra regione. Il protocollo è ormai stato condiviso da alcuni mesi, aspettiamo questo passaggio. Abbiamo messo in campo, a proposito di porto, un'azione fortissima sul Ministero per garantire il recupero di tutti i fondi che non erano stati garantiti nel PNRR al porto di Ancona. Voi ricordate che l'autorità portuale del Medio Adriatico era una delle autorità portuali meno finanziate in Italia nel PNRR, appena 20 milioni per i porti di Marche e Abruzzo. Noi, con un'azione importante messa in campo insieme al Ministero, abbiamo recuperato praticamente qualcosa come oltre 100 milioni di euro al porto, ai porti delle Marche e della Regione Abruzzo, in particolar modo, chiaramente per quello che ci compete, al porto di Ancona, Pesaro e San Benedetto. L'aeroporto delle Marche, nonostante la pandemia, al bando abbiamo aggiunto per il tramite del bando 9 nuove rotte, 2 ridefinite per collegare le Marche all'Europa per 13 milioni di euro. Ancora in questi giorni c'è in pubblicazione un bando importante, che speriamo che ci dia questo bando delle risposte importanti. Il risanamento e il rilancio dell'interporto delle Marche, un'altra infrastruttura fondamentale per garantire alla nostra regione quella che è una potenzialità importante dal punto di vista logistico e intermodale. L'interporto è un'infrastruttura su cui noi puntiamo e il risanamento ne è una testimonianza forte e palese di quelli che sono gli obiettivi in tal senso. Abbiamo messo in campo dei sostegni alla ripresa post-Covid, il contributo alla ripartenza delle piccole imprese, microimprese, 8,6 milioni di euro, bandi per pescatori e acquacoltori, 3,9 milioni di euro. L'internazionalizzazione, e voi capite che parlare di internazionalizzazione in questi mesi non è stato proprio semplice, quando praticamente ci era inibita ogni tipo di potenziale anche contatto e di visita con i paesi con cui noi ambiamo poter intraprendere un rapporto. L'accordo triennale con l'ICE credo che segni un traguardo molto importante. L'ICE, l'Istituto Commercio Estero, è uno strumento fondamentale per noi e per le nostre imprese. L'accordo con la SACE, l'accordo operazioni promozionali congiunta all'estero tra Regione e Camera di Commercio, bando per la partecipazione delle imprese marchigiane all'Expo Dubai 2020. Credo che l'internazionalizzazione rappresenti, insieme a quello che è l'Agenzia del Turismo, un strumento fondamentale per ridare competitività al nostro sistema regionale. Poi c'è tutto un rafforzamento fatto con l'economia del mare, sostegno all'attività di acquacoltura, colpiti dal sisma 589 mila euro, e contributi per attività di trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura 5 milioni di euro, sostegno alla commercializzazione dei prodotti ittici 100 mila euro, ma poi nel dettaglio vi lasceremo il documento. Ricerca e innovazione, approvata la legge per le start-up. Bando di ricerca e sviluppo su specializzazioni intelligenti, 3 milioni di euro. Bando per investimenti produttivi area sisma, 1,5 milioni di euro. E via. Bando per le start-up innovative, 1 milione di euro. Definizione della strategia per la specializzazione intelligente. Noi crediamo molto in questo tipo di azioni che portino non solo nuove opportunità, ma che possano costruire un nuovo modo di ragionare nella nostra regione. Cioè, che si maturi una fase di aggregazione delle nostre imprese
che insieme possono sicuramente affrontare molto meglio la sfida della globalizzazione e della crescita della nostra economia. Banda ultralarga, sblocco dei cantieri nei comuni, 800 giorni di ritardi che erano stati accumulati precedentemente, 204 progetti esecutivi approvati, 182 cantieri aperti, 88 cantieri chiusi in altrettanti comuni marchigiani. Credo che questo rappresenti, senza troppa euforia, però una svolta positiva nei confronti di una infrastruttura che è ritenuta da tutti l'infrastruttura più importante in questo momento per restituire competitività al nostro territorio. Poi il sostegno alle investimenti e alla competitività delle imprese artigiane, approvata la legge per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano, con bandi per favorire la ripartenza di 6,5 milioni di euro, e la digitalizzazione delle imprese marchigiane 500 mila euro, creazione di nuove imprese artigiane un bando di 1,6 milioni di euro, sostegno e commercializzazione dell'artigianato artistico 800 mila euro. È un primo passo, ma ripeto, tutto questo è avvenuto in 12 mesi dove era impossibile parlare di sviluppo, di economia, perché ce ne ricordiamo tutti, ahimè, si passava dalla zona arancione alla zona rossa alla zona gialla, con praticamente l'impossibilità anche solo di parlare in presenza con tantissime categorie. Il commercio, approvata la nuova legge sul commercio, rivitalizzazione dei centri commerciali naturali 1.300.000 euro, sostegno a piccole e medie imprese commerciali 1.500.000 euro, Marche come laboratorio di idee e programmazione a tutela di centri storici e attività commerciali. Questa è un'altra linea di azione che si unisce a quella dei borghi, alla legge dei borghi, che vedrà un'azione specifica messa in campo nelle prossime settimane, soprattutto quando avremo definito meglio e con più connessione quello che sarà condizione di causa, quello che sarà l'impatto del PNRR nella nostra regione. Distretto biologico, c'è poco da dire, abbiamo fatto il distretto biologico unico marchigiano, una svolta, un punto di riferimento appunto dal punto di vista europeo con questa iniziativa. 100 milioni di euro per oltre 71.000 ettari di superficie agricola è il fatturato del nostro distretto biologico. Credo che da solo rappresenti un numero che debba inorgoglire tutti i marchigiani. Nuovo bando per i giovani, 30 milioni di euro, creazione di impresa per gli agricoltori sotto i 40 anni. Obiettivo zero burocrazia, pagamenti più veloci per le imprese, e più il 50% di velocità nei pagamenti gennaio-giugno 2021 sul dato 2020. Questo era un altro limite importantissimo per l'agricoltore marchigiano e credo che il potenziamento, il raggiungimento del recupero del 50% degli spazi della velocità sul pagamento sia un obiettivo importante raggiunto. Legge sull'enoturismo che è stata presentata, un'altra svolta, ieri eravamo al Vinitaly nella speciale edizione che si è tenuta, l'enoturismo è un'altra strategia a cui noi guardiamo con molto interesse perché nello specifico è molto importante perché l'enoturismo ci aiuta a promuovere non solo i prodotti ma il potenziale di un paesaggio, di una ricchezza che noi abbiamo e che può diventare un motore dal punto di vista della destagionalizzazione del nostro turismo. Rafforzamento e crescita delle filiere strategiche, sostegno alle zone colpite dal sisma con un incremento di risorse pari a 1,5 milioni di euro, progetto dalla vigna alla tavola 1 milione di euro e poi tutti insieme una serie di misure che riguardano questo settore che sono state messe in campo in questo anno, la pesca sportiva, la caccia, il calendario venatorio più esteso d'Italia, anche se purtroppo in questi momenti si sono verificati dei problemi di natura burocratica e anche di carattere amministrativo col TAR che è intervenuto. Stop agli ospedali unici. Credo che su questo punto vada fatto un passaggio particolare. Il modello della sanità centralizzata con l'ospedale unico, che era stato tanto oggetto di un'azione amministrativa voluta da chi ci aveva preceduto alla guida della Regione Marche,
è stato bloccato, torniamo a ospedali, a una rete sanitaria policentrica, torniamo a una rete sanitaria dove c'è un dialogo tra rete ospedaliera, territori che si possano integrare e che possano dare le risposte che la pandemia ha evidenziato nella loro carenza complessiva, ma chiaramente la pandemia non è il momento che bisogna prendere a riferimento, ma che credo tanti territori riconoscono come uno degli elementi, la carenza dei servizi, che poi causa lo spopolamento, causa la desertificazione economica e commerciale, causa un danno economico non solo all'economia dei territori locali, ma alla potenzialità competitiva complessiva della nostra regione. Abbiamo avviato il percorso per la redazione del nuovo piano sociosanitario, c'è commissionato uno studio per comprendere il fabbisogno dei servizi sanitari del nostro intero territorio regionale, affinché il nuovo piano sociosanitario non sia un piano sociosanitario mosso da una richiesta, diciamo, da una visione politica, ma sia assolutamente incentrato su quelli che sono i dati reali e concreti della richiesta dei servizi sanitari che ci sono nella nostra regione. Perché solo così si può andare a limitare la mobilità passiva e magari, perché no, ad attivare un percorso di mobilità attiva. La continuità terapeutica tra territorio e ospedale. È in atto una sperimentazione di un modello operativo per la prescrizione, erogazione e somministrazione di farmaci ospedalieri a domicilio in strutture residenziali e extra ospedaliere. C'è in atto un aggiornamento dell'assetto organizzativo complessivo della gestione dei tempi di attesa che garantisca un monitoraggio quotidiano della congruità dell'offerta di prestazioni ambulatoriali rispetto alla domanda. Il monitoraggio Covid-19 nelle scuole. E poi c'è una serie di iniziative messe in campo volte alle politiche per i minori e le famiglie, fondi regionali per il sostegno ai comuni per reti di inserimento di minori in comunità di accoglienza, 950.000 euro, finanziamento degli oratori, 300.000 euro, contributi economici per famiglie con almeno 3 figli, 200.000 euro, investimenti a sostegno delle donne per prevenire l'interruzione della gravidanza, 1.750.000 euro, contributi per famiglie adottive, centri famiglia, servizi educativi dai 3 ai 18 anni con particolare riferimento al sostegno educativo domiciliare, 750.000 euro. È chiaro che viviamo una fase molto complicata, acuita dalla pandemia, però noi puntiamo moltissimo ad essere vicini a quelle che sono le problematiche sociali, le categorie più deboli, perché riteniamo che le politiche sociali siano l'elemento più importante a cui la politica e le istituzioni debbono sempre guardare. Disabilità e non autosufficienza, dopo di noi 2 milioni di euro, vita indipendente 3 milioni di euro, lingua italiana dei segni 40.000 euro, disabilità sensoriale 3,5 milioni di euro, autismo, sostegno e famiglie 900.000 euro, assegni di cura e SAD 17 milioni di euro, contributi a famiglie che assistono disabili gravissimi 9 milioni di euro, fondi per i caregiver 2 milioni di euro, servizi di sollievo 1 milione 200.000 euro per famiglie che assistono persone con patologia mentale. Vale il principio che ho accennato prima, questo tipo di risorse non sono mai troppe, però credo che in questa fase sia un segnale importante che vorremmo sicuramente implementare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche con i nuovi fondi europei che vedrà la nuova programmazione europea che partirà il prossimo anno. 1 milione 800.000 euro per l'inclusione sociale e il contrasto alla grave emarginazione adulta, 690.000 euro. I centri antiviolenza, 1 milione 150.000 euro. Poi abbiamo accennato prima a Marche Storie, e va bene, andiamo un po' consegnandovi il documento, credo che vada un po' più veloce perché altrimenti rischiamo di fare più tardi, magari ci saranno delle domande che vorrete rivolgerci. I ristori alle imprese, la ricostruzione che comunque ha preso il CIS, che è stato il contratto istituzionale di sviluppo firmato insieme al Ministero,
tutta quella che tutto quello che è stato il contributo di lavoro fatto, cercando di coinvolgere in tantissime occasioni tutti i sindaci sulla ricostruzione, il PNRR ricostruzione per oltre un miliardo di euro, abbiamo ottenuto 100 milioni di euro, lo dico, per la progettazione e la realizzazione parziale di infrastrutture materiali, cioè strade, nell'area colpita del cratere sismico. Qui voglio fare un passaggio. Noi avremmo voluto molto di più. Lo dico perché riteniamo che queste opportunità che si presentano ora, oggi, alla nostra regione, saranno irripetibili negli anni futuri. Secondo noi abbiamo insistito moltissimo per ottenere questi 100 milioni che non volevano essere destinati a questo tipo di azione. Riteniamo che 100 milioni sono pochi, non rappresentano una soddisfazione per noi. Abbiamo accettato perché alla fine tra il Ministero e con il Ministero non era possibile andare oltre. Riteniamo però che nel PNRR generale il coinvolgimento delle regioni debba essere un coinvolgimento più fattivo. Non solo il passacarte burocratico, per capirci, ma anche l'individuazione delle linee strategiche su cui intervenire. Noi abbiamo dei ritardi infrastrutturali che purtroppo pesano moltissimo in termini di competitività complessiva del PIL, in termini di competitività complessiva del territorio. Allora io faccio riferimento in particolare ad una infrastruttura, la Fano-Grosseto, su cui abbiamo fatto delle riunioni. Abbiamo fatto delle riunioni con il Presidente della Regione Toscana, abbiamo fatto delle riunioni con il Presidente della Regione Umbria, abbiamo fatto delle riunioni con il Ministero. Io non riesco a vedere, mentre sulla Salaria un cenno di velocizzazione delle procedure l'abbiamo potuto testimoniare, su questa infrastruttura non solo non riesco a vedere una velocizzazione, seppure si è sbloccata la canna attuale realizzata e il progetto per riaprire su un senso unidirezionale la canna della galleria La Quinza. Io vedo un ritardo, abbiamo fatto in maniera surreale qualche settimana fa una riunione dove ancora discutevamo sull'opportunità di progettare questa infrastruttura con una strada a due corsie nei due sensi di marcia. Cioè significherebbe, per un tratto importante che riguarda l'Umbria e una parte delle Marche, realizzare una struttura già che nascerebbe vecchia. E nascerebbe vecchia perché si basa sullo studio fatto sul traffico attuale. Il traffico attuale, scusate il termine, è su una mulattiera di fatto, no? Cioè noi vediamo uno studio di traffico fatto su un territorio che ha una strada che non è percorsa da nessuno perché per passare da una parte all'altra, dall'Umbria alle Marche, si impiega circa 40-45 minuti. Quando, riaprendo la galleria alla Quinza, si tratterebbe di 6 km in rettilineo. È chiaro che è uno studio che non può essere la base su cui si sceglie o meno se realizzare le 4 o le 2 corsie, si sceglie o meno se realizzare e come realizzare e quando realizzare questa strada che è ritenuta, ripeto, dalla Regione Toscana, dalla Regione Umbria e dalla Regione Marche un'infrastruttura essenziale e prioritaria di collegamento nazionale. Quindi ci aspettiamo un maggiore coinvolgimento anche sull'utilizzo del PNRR infrastrutture, ma anche il PNRR rilancio economico e territoriale. E cerco di guardare direttamente. È un altro. Firmato il primo accordo nazionale per il patrimonio immateriale. Sulle infrastrutture vorrei citare anche l'interruzione dei lavori sulla A14, che è stato un obiettivo raggiunto, il monitoraggio dei cantieri in questo periodo, un'interlocuzione importante tra territori, autostrade, anche per il rimborso dell'usura delle strade che avverrà a causa della maggiore traffico che si verifica sulle stradali nostre adriatica a causa dei limiti del traffico autostradale. Sui 100 milioni che citavo prima si va a finanziare la progettazione di un tratto di Pedemontana,
si va a finanziare la progettazione di un tratto della Montimare, si va a finanziare una parziale realizzazione di queste infrastrutture che sarebbero epocali per la nostra regione, proietterebbero il nostro entroterra ad essere un entroterra assolutamente differente rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. Guardando i punti, sono tantissimi: difesa della costa, interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, interventi di edilizia residenziale e sociale nei territori danneggiati da sisma per 49 milioni di euro, approvata la legge regionale sulla rigenerazione urbana, avviato il lavoro per la nuova legge urbanistica regionale, che è un altro elemento essenziale per dare e garantire una rispondenza di competitività a un territorio che vede agire imprese e privati su una legge regionale urbanistica che risale al 1990. Basta dire questo per comprendere quanto sia importante rimettere mano alla legge urbanistica regionale. E poi rafforzamento della formazione tecnica superiore, gli IDIS, che da tutti sono definiti come la scuola più importante per portare i giovani da subito nel mondo del lavoro. Progetti per il reinserimento nella vita lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario, abbiamo destinato 750.000 euro. Completamento degli studi sulla microzonalizzazione sismica per tutti i comuni. Completamento delle reti e le superfici delle Marche. Attività di supporto soggetto attuatore del sisma 2016. Un ringraziamento lo voglio fare al responsabile dell'USR che è andato in pensione, l'ingegner Spuri, e altrettanto un ringraziamento per l'attività importante svolta dal nuovo responsabile, che con Stefano Babini, che con importante impegno sta dando anche lui, e un ringraziamento a tutto l'ufficio speciale della ricostruzione, perché ricordiamoci che la ricostruzione è una delle prime azioni a cui noi dobbiamo guardare sempre. Ecco, credo che un grande ringraziamento per lo sforzo di dialogo con le professioni, con le categorie che lui sta cercando di mettere nel garantire una ripartenza veloce. Approvato il master plan delle infrastrutture stradali delle Marche, visione complessiva finalizzata al rilancio dei collegamenti della nostra regione. È approvato il finanziamento nel PNRR di un tratto, la Orte Falconara, soprattutto il tratto che riguarda le Marche. C'è l'edilizia ospedaliera, adesso non cito tutti, poi dopo se volete fare delle domande più specifiche, ma sono notizie che in questo anno abbiamo già dato, però sono importanti. Il master plan sulle infrastrutture riguardano le infrastrutture viarie, ma non solo le infrastrutture viarie, perché riguardano l'edilizia pubblica, che è essenziale per portare ad essere competitiva la nostra regione. La nostra regione sia in termini di collegamenti, ma anche in termini di servizi. È stato avviato lo studio di fattibilità della terza corsia da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto, un altro elemento fondamentale per garantire competitività al nostro territorio. Avviato lo studio di fattibilità per il parcheggio scambiatore sullo svincolo della 14 Ancona Nord. Avviato lo studio di fattibilità per i due nuovi svincoli a Faro Nord e Potenza Picena. Avvio della progettazione definitiva dei viadotti 164 e 166 della 14 a Camerano. 3 milioni di euro il valore complessivo. Vorrei citare anche la consegna dei lavori sulla statale 16 tra Falconara e Ancona, che è un'altra infrastruttura importante. L'inserimento dell'ultimo miglio tra le infrastrutture commissariate. È stato individuato il commissario nella figura dell'ingegner Testaguzza. Poi parliamo di opere che la nostra regione attendeva praticamente da decenni e che la loro realizzazione proietterebbe la nostra regione veramente ad un livello di competitività assoluta e necessaria per poter sostenere la ripresa. Abbiamo istituito un fondo rotativo di progettazione per finanziare opere prioritarie, 5.650.000 euro. Questo può sembrare
un elemento di seconda importanza, invece è essenziale, perché oggi per poter cogliere le opportunità bisogna avere i progetti, ma non si hanno mai progetti, risorse per la progettazione. Quindi individuare risorse per la progettazione significa dare una maggiore opportunità per la realizzazione della competitività dei nostri territori. Guardate, girando questo documento vedo tantissime altre cose, azioni realizzate e che stanno partendo. Non le cito tutte perché veramente andrei lunghissimo. Mi sento di dire l'edilizia scolastica, la transizione ecologica, mi sento di dire però alcune cose su tutto, chiudendo e anche passando la parola a voi per le domande agli assessori e a me se riterrete. I tre nuovi ospedali, chiaramente le individuazioni sull'edilizia ospedaliera, Pesaro, Macerata e San Benedetto, il completamento degli ospedali, perché Fermo, l'IRCA hanno bisogno di risorse ingenti. Parliamo per il completamento dei cantieri, degli ospedali in essere, parliamo della destinazione di risorse che singolarmente, se messe insieme, significherebbe praticamente realizzare un ospedale nuovo. Quindi, per capirci, per completare l'IRCA e per completare l'ospedale di Fermo, da soli stiamo stanziando qualcosa come 50 milioni di euro. Dicevo, stiamo facendo un'azione di fortissima interlocuzione con i territori, con le categorie, con i sindaci per la nuova programmazione europea. Noi sappiamo che il programma europeo dei prossimi 7 anni è un programma europeo che destina tante risorse alla nostra regione. Sappiamo che quelle sono risorse importantissime da mettere in disponibilità subito per cercare di spingere in questo rilancio. Sappiamo che tante sono le azioni su cui noi dirigeremo la nostra attenzione, però guardate, credo che il coinvolgimento e la interlocuzione tra territori, categorie e regione sia la grande azione, la prioritaria azione che noi abbiamo messo in campo in questo anno. Perché quando noi parliamo di una visione, parliamo di qualcosa che non riguarda una parte, ma riguarda tutti. E quindi la forza e la possibilità di rimettere tutti nella condizione, nei vari settori, di poter essere protagonisti di una ripresa, di un rilancio, diventa essenziale. L'azione di governo calata dal Palazzo Raffaello sui territori, se non compresa, se non condivisa, difficilmente può essere veramente efficace. Quando un'azione viene compresa e condivisa è diverso. Chiaramente si tratta di una sfida complicata, quella che viviamo in questo momento. Spero, oggettivamente lo dico, spero che soprattutto in tema infrastrutture e nella scelta di destinare le risorse alle infrastrutture ci sia maggiore considerazione per la dorsale adriatica e per l'interconnessione del centro Italia, perché è essenziale per restituire quelle competitività, quelle aree interne a cui tanto noi teniamo. Spero che ci sia un reale coinvolgimento della Regione Marche e delle altre regioni che aspettano questa opportunità da veramente tantissimo tempo. Io non vado oltre perché veramente l'ho fatta lunga, ma vi consegneremo nel dettaglio tutto. Ho cercato di riassumere parzialmente alcune delle tante iniziative intraprese, sicuramente non ne ho citate altrettante di quelle che abbiamo fatto in questi anni, altrettanto importante, ma ritengo che magari sia importante, più importante, un'interlocuzione per anche poter rispondere alle vostre curiosità, a quelle che sono le domande che magari rappresentano per voi maggiore interesse. La parola chiaramente a chi la chiede.
siccome si è parlato di piano sociosanitario, che per cui è avviata la consultazione, il confronto sui territori, mi chiedevo se c'è una roadmap per arrivare alla sua approvazione, entro quando, e se avete già definito un calendario. Ma guardi, la roadmap per l'approvazione del piano sociosanitario, ora andiamo ad avere il risultato sul fabbisogno, che è l'elemento essenziale. Stiamo facendo un giro dei territori di ascolto sia delle amministrazioni locali, sia degli operatori sociosanitari e dei sindacati, delle categorie chiaramente delle rappresentanze che hanno un interesse diretto. Dopodiché, chiaramente noi abbiamo un'idea compiuta, dopodiché entreremo nella fase viva. Dare oggi una data a me pare, anche visto il fatto che siamo in una pandemia, quindi le variabili derivano non solo dalla nostra volontà, pare un po' prematuro, però parliamo che negli arco dei prossimi 6-8 mesi si entra nel vivo non della discussione ma della realizzazione dello scrivere il nuovo piano sociosanitario. Sotto questo punto di vista io mi permetto di evidenziare un aspetto. L'ultimo piano sociosanitario è stato realizzato nell'arco di qualche settimana. Oggi, a distanza di qualche mese, su richiesta praticamente di tutti, c'è una spinta a riscriverne uno nuovo che sia realmente comprensivo delle richieste dei territori, delle richieste degli operatori sociosanitari. Quindi il problema non è quanto tempo impieghiamo, e non vogliamo impiegare tempi biblici per capirci, per essere chiaro, ma il tema è fare un piano sociosanitario che sia un punto di riferimento reale della sfida della Regione Marche dei prossimi anni, sia nell'utilizzo del PNRR, sia nella formazione di quel personale sanitario che è purtroppo sempre in estrema difficoltà a livello numerico, parlo dell'insufficienza dei dottori e degli operatori, e che noi dobbiamo avere chiaro, perché quando formiamo i medici dobbiamo sapere a che medici dobbiamo formare, per non avere lacune che poi hanno dei risvolti drammatici in termini di mobilità passiva, in termini di risposta alla richiesta dei servizi, ma in termini anche di risposta di complessivo assetto sociosanitario che deve essere rispondente appunto a una visione che sia reale e anche rispondente appunto a quelle che sono le reali richieste in termini di fabbisogno. Vorrei un flash su un tema che spesso non si tocca, che è quello della gestione dei rifiuti, perché è un proliferare di biodigestori o di richieste. C'è anche chi sta rilanciando l'idea del termovalorizzatore che oggi le Marche non potrebbero fare. Se c'è un progetto anche su questo. Noi abbiamo approvato, parlavamo proprio l'altro giorno, abbiamo approvato tutti i piani in ambito, mi sembra, e quindi ora manderemo la richiesta per lo studio del nuovo. Praticamente il nuovo piano regionale dei rifiuti, credo che non è stata approvata la delibera, però a breve dovrebbe venire in giunta per lo studio. Lo studio preliminare per poter incaricare una società esterna in questo, l'obiettivo qual è? Nelle Marche manca tendenzialmente l'impiantistica. Prevedere la produzione di rifiuti in quale modo noi li riutilizziamo. Quindi io non penso che prevederà un termovalorizzatore questo studio. Noi dobbiamo puntare al riutilizzo, al riuso, al riciclo per evitare appunto il termovalorizzatore, che deve essere solo l'estrema ratio qualora non si arrivi a quell'obiettivo. Nel frattempo pregherei almeno ai presenti di distribuire tutto il documento, c'erano tutti. Chi non è in presenza è stato inviato digitalmente? Ok, quindi questo è importante. Se lo sapevo prima no, non leggevo. Altre domande? Dai collegati nessuna domanda, abbiamo. Dai collegati nessuna domanda, io tenderei a ringraziare tutti. E insomma
a ridarci appuntamento nelle prossime occasioni per monitorare il lavoro della Giunta e per rendicontarlo. Grazie, buon proseguimento. Ho fatto vedere questo perché è un dato importante che dico. No, io devo...